We're at the Osteria Ghibellino in Via dei Pellegrini in Siena. With us now is Pietro Giacchetti, one of the most famous surnames in the history of the Palio. Buongiorno Pietro, siamo qui con te e grazie di essere venuto all'Osteria del Ghibellino qui in Via dei Pellegrini a Siena. Oggi parliamo un po' della storica famiglia Giacchetti. Innanzitutto ti ringrazio per l'invito, ringrazio te, ringrazio Palio Live e ovviamente l'Osteria Ghibellino. Rimanete collegati con noi su Place to Be Siena. Stay connected with us on Place to Be Siena. Sigla. Pietro comes from one of the most famous horse breeding families in Siena of the 20th century. Pietro, come ti senti essere discendente di una delle famiglie più importanti di cavallai del Novecento? Ma come mi sento? Devo dire, provo un sentimento che è a metà strada fra l'orgoglio, ovviamente, del ricordo di mio nonno, di mio babbo, e anche però il rimpianto, diciamo, di non aver voluto proseguire questa tradizione familiare. Pietro feels both pride and a little bit of remorse. Proud, of course, because he has the memories of his father and grandfather breeding, raising these beautiful horses, but at the same time he feels some remorse because he didn't follow in their footsteps. Gaudenzia is a legendary horse in the Palio. Pietro, che cosa ti ricorda della storica cavalla Gaudenzia? Ma diciamo che è il cavallo della mia famiglia che ricordo con maggior chiarezza e anche l'impianto. È il cavallo dove credo di essere l'ultimo fantino, allora fantino è una parola grossa, l'ultima cavalcatura di Gaudenzia è il cavallo dove io ho imparato ad andare a cavallo quando avevo 5-6 anni e diciamo una delle caratteristiche, io l'ho conosciuta quindi ormai anziana in pensione da tanti anni e ricordo una caratteristica di questa cavalla che era la sua abitudinarietà, era una cavalla molto abitudinaria in quanto alla sua ora lei doveva mangiare, per cui quando mi affidavano ad andare per la proprietà a cavallo, quando avevo preso già un po' di mano con il cavallo e mi lasciavano andare, succedeva che alla sua ora, dove eravamo, lei tornava alla stalla e quindi non c'era verso cioè bisognava seguire lei, insomma, poi ero piccolo, insomma, quindi non avevo la forza necessaria e quindi ecco l'orario era scandito dalla cena o dal pranzo a secondo del caso. Pietro remembers Gaudenzia as an older horse because when he first met her she was about 30 years old and he was 5'6" and that's when he learned how to ride a horse, but she was really a creature of habit. Whenever it was time for her to eat, she would just lead Pietro back to the stables so she could have her lunch, and he, being small, didn't have the force yet, he didn't have the control of the horse to lead her where he wanted to. Palio has changed greatly over the last few decades, especially with regard to horse selection. Di cosa ti ricordi dell'epoca del Palio precedente? Adesso come vedi cambiato il Palio ora? Soprattutto per quanto riguarda i cavalli. Ma il cambiamento è sensibile soprattutto per quanto riguarda la qualità dei cavalli. Sempre con riferimento a Gaudenzia era una cavalla certamente brava, bravissima,
ma la sua velocità rispetto ai cavalli di oggi era di gran lunga inferiore. Quindi oggi la qualità dei cavalli è molto migliorata, quindi il Palio si corre in tempi molto più brevi e c'è soprattutto molta meno disparità di qualità nel lotto dei cavalli rispetto a quello che c'era ai tempi di Godenzia. Ai tempi di Godenzia, a fronte di uno o due cavalli veloci e che potevano, diciamo, lottare per il Palio, ce n'era diversi che alla fine non erano all'altezza. Ecco, oggi questa cosa si è molto livellata e quindi, diciamo, è migliorata mediamente la qualità degli animali. Tieni conto che Gaudenzia era un cavallo che, quando ha corso il Palio, era già anziano oltretutto, ma poi non era certo stata allenata per il Palio. Gaudenzia è venuta dal Monte Amiata, quando in quel luogo dove viveva praticamente tirava il barroccio, il suo lavoro era un cavallo dal lavoro, insomma, la sua attività era quella. È venuta a Siena con un grande fantino del Palio, Vittorino, che l'ha portata da Monticello Amiata, di dove lui era originario, è venuta a Siena e in quel momento è stato deciso, quando l'acquistò mio nonno, oltretutto di cambiarle il nome, perché inizialmente lei si chiamava Farfalla e Gaudenzia è stato il nome che gli ha messo mio nonno quando l'ha acquistata già anziana, e ha deciso di farle correre il Palio. So Pietro says yes, the horse selection really has changed over the last few decades, because now the horses are bred to run the Palio. They are trained specifically for the Palio, whereas in the days of Gaudenzia, Gaudenzia was actually a workhorse in the area of Monte Amiata, and she was brought here by a jockey to run the Palio. So she was already older, shall we say, when she ran the Palio. A wonderful horse for sure, very strong, but not as fast as the Palio horses today. So a few decades ago you'd see the race being a bit slower, and now it's much quicker with the horses overall of a higher quality.